aver fatto tipologie di amiche che odio, che vi è particolarmente piaciuto. Cioè, vi ho fatto ridere. Tant'è che mi avete chiesto di fare più video del genere. Eccomi qui con cose che odio della vita. La prima, che sicuramente non è successa stasera, quando vai al Mac appositamente per prenderti le patatine ricche, quelle con la salsa al formaggio e il bacon, arrivi lì, ordini e il tizio ti fa: le abbiamo esaurite. Friggi ste cazzo de patatine e dammele! Che me so fatta 8 quarti d'ora di fila per venire a sto Mac de merda! Non lo so, inventate qualcosa, se è finita la salsa piena sottiletta di cheddar e schiaffacela sopra, però dammi ste patatine! Cioè, che mi dici se l'ho esaurite? Che cosa? Tu sei esaurito? Io sono esaurita. Due! La gente che fuma. Allora, a parte che scelta di merda. Cioè, voi scegliete appositamente di fare una cosa che vi fa male? Manco un autolesionista, cioè non state bene. Ma soprattutto... puzza! Poi non è che puzzate solo voi. Puzzinite pure la gente che ci avete intorno. Cioè, io esco con la comitiva... torno che pare che ho salvato un esercito dei gattini da una casa in fiamme per quanto puzzo. Poi magari è pure il giorno che ti sei lavata i capelli, quindi capito, ti sei lavata i capelli, sei uscita e torna a casa e rilavate i capelli perché puzzi di merda. 3. La gente che leva la salsa al Crispy McBacon. C'è un girone dell'inferno per quelli come voi, bastardi. 4. Le amiche che si accollano. Tutti ce n'abbiamo almeno una. Se ce l'avete, liberatevene, perché sono stress. Sono quelle amiche che se tu non senti tipo per 2 giorni, 2, ti scrivono: guarda che io sto ancora qua. Lo so, non penso che tu nel frattempo ti sia trasferita in Alaska, né tantomeno che tu sia morta. Semplicemente ci ho avuto i cazzi miei da fare, come magari ce l'hai avuti pure tu. Poi la fanno pure pesare sta cosa, capito? Tu mi trascuri. Eh? Ma come madre, sa tutto quello che faccio durante il giorno lo devi sapere te. Ma poi mica per niente, eh. Però cioè, se succede qualcosa che ti devo raccontare, te lo dico io, viceversa, tu non è che ogni giorno devo sapere: buongiorno, buonanotte, ma che sono una badante? Ma tutto a posto! La gente che si modifica le foto. Cioè, per carità, luci, colori, una giustatina, tutti lo fanno. Però io mi metto nei panni dei pischelli, no? Che vedono ste strafighe su Instagram, che manco una modella di Victoria's Secret. Poi porco due, vedi dal vivo dici, no, non è possibile. No, il profilo non è loro, dici, carcola. Cioè, la faccia non è quella. Cioè, per carità, cioè, avete un brufoletto, levatevelo. Magari vi siete mangiate troppa Nutella e vi è uscito un canotto sulla fronte, però... manca a cambiarvi connotati! E non mi venite a dire quelle stronzate te lo fanno per accettarsi, per... perché se tu t'accetti non te modifichi le foto così. Se fai body positive, fai body positive. Fai... ste cagate. Questa è incoerenza, non è body positive. Ah, e le zanzare. Tutti le ho.